Buona domenica a tutti dal vostro Juventino pazzo. Good domenica. Allora, si sono intanto conclusi le partite ieri, le ultime amichevoli del precampionato, che domenica effettivamente inizierà il campionato di Serie A. La Juventus affronterà il Chievo a Verona, l'Inter potrà Sassuolo. Comunque, ieri una buona Inter ha vinto contro una buona Atletico Madrid con un gol bellissimo di lato Martinez. Mi è piaciuto questo gran gol. Ovviamente questo giocatore è un giocatore fortissimo, Martinez. E ovviamente da Juventino direttamente hanno fatto un bel colpo di mercato, un giovanissimo che prospetta benissimo questo giocatore. Ha veramente fatto un gol bellissimo. Ha vinto 1-0 l'Inter sull'Atletico. Poi c'è stata la sconfitta pesante del Milan su Real per 3-1, Real in vantaggio, poi pareggio del Pivita di Gonzalo Higuaín. Me l'ho detto, questo Higuaín, se gioca come giocava per il Napoli, unica punta e tutti per lui. Quest'anno Higuaín un'altra volta entrerà fra i 25-30 gol se gioca a unica punta come faceva il Napoli. E poi il Real Madrid è scatenato dicendo 3-1. Ieri il Napoli ha preso altri 3 gol, ha preso 3-1. Questo Napoli mi sembra una difesa molto colabrodo, prende troppo gol, ma sarà pure il gioco di Ancelotti. Delle amichevoli, adesso non possiamo dedurre cosa faranno questo campionato le partite importanti. Alle 14 ci sarà Juventus A contro Juventus B, ci sarà praticamente l'esordio di Ronaldo a Villa Verosa, potremo vedere Cristiano Ronaldo, chi avrà il culo di vederlo da vicino e chi ne avrà invece neanche di gustarlo da casa. Buona domenica a tutti, alla fine forza Juve.